fuori scusa. Allora, con un poco di ritardo, grazie a tutte e a tutti per la presenza e questa nostra iniziativa di presentazione del libro La Cena della Galaia. Visto la ristrettezza dei tempi, io la faccio davvero molto breve. Presento i relatori presenti, il compagno Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda, consigliere provinciale e componente del comitato regionale del Partito Comunista Italiano del Lazio. Il compagno Rosso Giannini, alla mia estrema sinistra, in questo caso è solo un luogo geografico per me e lui, componente della direzione nazionale del PCI, coautore del libro, il compagno Gian Pianù, a cui diamo lo ringraziamo della presenza, è davvero un grande onore per noi, è responsabile dell'ufficio politico dell'ambasciata. Insieme a lui diamo il benvenuto anche alla compagna Wang del Dipartimento dell'Ufficio Politico dell'ambasciata cinese. Mi corre l'obbligo e faccio velocemente, ovviamente ringraziando tutti voi, vorrei in particolare, mi permetterete di rivolgere un sentito ringraziamento al compagno Walter Filippi, segretario della Camera del Lavoro della CGL di Rimini, e al compagno Renzo Ricci, presidente dell'ABI di Rimini. Io mi fermo qui, una sola chiosa, perché della Cina della nuova era ne parlerà appunto il compagno Stefano Micheli, che illustrerà in termini generali il libro e quello che appunto significa per l'intera umanità una grande potenza come la Cina sulla scena mondiale, e mette in discussione la nefandezza del mondo unipolare. Ma c'era un po' qui sullo stomaco, perché pensare e sentire Fratelli d'Italia, i fascisti di Fratelli d'Italia, che alla Camera dei Deputati parlano di democrazia, è veramente insopportabile. È come pensare di sentire parlare gli statunitensi di pace, francamente mi sembra davvero poco. Passo subito la parola al compagno Stefano Micheli. Grazie.